Il filosofo ebreo antisionista, vi voglio far sentire alcune parole di un bellissimo video. I think the conflict is inevitable because there is a basic problem with the idea of a Jewish state in the middle of the Arab world that imposes itself by force on millions of Palestinians against their own will. And this has been the case from the very beginning of the Zionist project. And the problem has not changed. What changed was the method by which the state is trying to. Poi andate a vedere il video perché ci sono le parole pronunciate in inglese e tradotte in italiano. Questo filosofo ebreo antisionista dice che il problema è stato quello di creare uno Stato ebraico in Medio Oriente, in Palestina, in mezzo a Stati arabi. Questo filosofo ebreo antisionista si dimentica che gli ebrei abitavano in Palestina prima dei palestinesi, i quali palestinesi in pratica sono, diciamo così, gli eredi dei Filistei, ma gli ebrei andarono a mettersi in Palestina con Abramo nel 2000 avanti Cristo. I Filistei, ovvero i popoli del mare, arrivarono in Palestina e poi in tutta l'Africa settentrionale, in Egitto, in Libia. E arrivarono i Filistei, che oggi sono i Palestini, i Filistei arrivarono in Palestina non nel 2000 avanti Cristo come gli ebrei, ma verso il 1200. Avanti Cristo, quando ci fu la grande ondata dei popoli del mare, che sono indoeuropei, perché i filistei, ovvero i palestinesi, e se sono indoeuropei, certo, nel corso del passaggio dei millenni, questi filistei indoeuropei poi piano piano mescolandosi. Adesso somigliano a degli arabi, però non sono di origine semitica come gli ebrei, sono di origine indoeuropea. E in Palestina non ci fu mai la pace tra gli ebrei e i filistei, no? C'è la famosa frase di Sansone, Sansone taglia, Sansone accecato, l'ebreo Sansone accecato, che si fa portare nel tempio dove sono raccolti i filistei, si appoggia a una colonna per far crollare il tempio dicendo: muoia Sansone con tutti i filistei. Cari amici, che altro vi devo dire? E io sono stato professore di filosofia e storia e de rose, le rose, le conosco bene. Ok, cari amici, ok.